And Bronte. Yes. Catalano l'aveva detto che vincevamo, quindi siamo tranquilli. È tutta la settimana che lo dice. Per dargli credito. Has been, I think, if I calculate it right, 74 days of misery and pain and rain. We finally got the win. It was a difficult, very difficult period, but we are under no illusions that hard work is ahead of us, and we need to keep improving if we want to achieve the goal of staying in the league and not finishing last. Se non li ho contati male, sono 74 giorni di dolore, pena e miseria, senza una vittoria. È stata veramente difficile, però finalmente abbiamo portato a casa una bella partita. Molto merito a noi, però siamo consapevoli che davanti a noi c'è una strada comunque molto complessa, fatta di duro lavoro e sacrificio, perché bisogna veramente ancora fare tanto. I want to thank all the strong people, whether they're players, management or fans, that that kept positive. It was very hard to stay positive in 8 consecutive defeats, and a lot of people, not only the players and coaches, have got influence in this win, but we haven't really achieved anything yet. Hard work is ahead of us. Vorrei ringraziare tutte le persone che, al di là del coaching staff e dei giocatori, sono rimasti positivi, quindi dirigenti e quei tifosi che hanno sempre continuato a sostenerci nonostante 8 sconfitte consecutive. Non era certamente facile, però sappiamo che davanti a noi c'è un lavoro molto complesso e quindi avremo ancora bisogno di loro. Volete fare delle domande? Il break decisivo nell'ultimo quarto, all'inizio del quale tu hai scelto di tenere il panchino primo, come hai preso questa decisione? You know, when things are going well, you don't want to change. I think also Austin was very decisive and helpful when he came back in the last quarter. We were playing very good in that period between 30th and 35th minute. I think we went on the 14-6 run. So there was no need to change. Every player will have different stages of the games, and in different games they'll come to the party. For example, Mitch hasn't played much in a second half, but the start that he gave us was crucial. Really, it's much different state when you start as we did, or when you start poorly. È stato dovuto al fatto che quando le cose vanno bene si tende a non cambiare. La squadra stava ingranando bene, secondo me, e poi in quel inizio di quarto senza Austin mi ha fatto un parziale di 14-6 e mi è sembrato giusto continuare così. Austin comunque è stato molto estremamente decisivo questa sera, ha fatto dei canestri importanti, delle giocate importanti, e quindi ogni giocatore questa sera ha contribuito in un momento diverso della partita. Anche Mitch, ad esempio, che nel secondo tempo non ha giocato tanto, nel primo tempo è stato decisivo perché ci ha dato un'inerzia, una forza che ci hanno consentito di approcciare la partita con tutt'altro spirito. Quindi ognuno di loro ha contribuito in maniera in momenti differenti. Per me no, però do you think this week there are going to be some market trades, changes? We have got only one registration left. My, and I think Nicola would be the same, and the club, the whole club, the desire would be not to use it. But again, you have to keep assessing the situation as it goes.
Diciamo che c'è rimasto soltanto un tesseramento. In questo momento il mio desiderio, il nostro desiderio probabilmente è quello di andare avanti così. Vorremmo non usarlo, usarlo soltanto in caso di emergenza. Poi ragioneremo tutti quanti assieme col club meglio, però adesso la risposta è no. Posso chiedere a te, Nicola, questo cosa hai visto oggi, cioè, dal tuo punto di vista del dirigente, non tanto dell'allenatore, della squadra? Visto delle facce, secondo me ragazzi sono stati bravissimi, perché tanto più che altro questo punto della stagione è solo testa. Ho visto delle teste forse un po' più leggere. Mitch, come ha detto giustamente Nenad, ci ha dato un'inerzia che mai, lo stesso Nicola, Sean per tutta la partita, quindi ho visto una positività, un'energia che le altre volte magari mancavano, e comunque le altre volte anche sul più 8, più 10 avevi sempre una sensazione di insicurezza, di che potesse tutto svanire come effettivamente svaniva. Oggi mi sembrava un po' più convinti nelle loro cose, un po' più aggressivi. Lo stesso TJ secondo me è andato molto bene. Quindi ho visto tutti quanti, dai, degli occhi un po' diversi, mi è sembrato. Lo stesso Stefano Borsato, che anche quando tirava e sbagliava, comunque lo faceva con convinzione. Sono stati tutti bravi stasera. Domenica Iesi è così una tappa che in qualche modo rievoca anche un passaggio forse cruciale della volta dell'anno scorso. Insomma, una trasferta come tutte le altre per Coach Vucinic, oppure insomma in qualche modo in generale ultimamente anche qualche incontro. Bottom line is we still have to prove that we can win away, and this is, you know, the next chance we get. I don't think that we will achieve the goal of staying in second division if we lose all remaining away games, and it will be very, very difficult, I think. So, you know, as always, next game is very important. Jesi is a team that I think overachieved really this year a lot. You know, they got a short rotation, two rookies, played very, very well right throughout the season, and they will be very tough. But we cannot do anything but go confident in the game. We can win. Alla fine della storia bisogna che riusciamo a vincere una partita in trasferta. Quindi la sfida di Jesi è molto importante, perché non penso che riusciremo a salvarci se non ne vinceremo almeno una fuori. E quindi è una tappa importantissima, anche per l'aspetto mentale, perché questo ci darebbe finalmente ulteriore fiducia, ulteriore consapevolezza, e i giocatori stessi acquisirebbero un'altra voglia, un ulteriore gradino di fiducia. Quindi ci apportiamo questa partita col massimo della serietà e speriamo di portare a casa il risultato. What was the key moment to you? I think second half, we kept believing, and I think we tightened up our defense a little bit. We made some minor adjustments in pick and roll defense, and I think that helped us get stops, and it helped us run the ball. And also, you know, we got some good ball movement in the second half. They were having trouble guarding Coleman down low, which really gave room to our shooters to knock down shots. Il momento chiave della partita è stato quando abbiamo iniziato a giocare con una certa fluidità, a giocare bene il pick and roll con continuità, e a creare fluidità nei nostri giochi, e anche a servire Thomas, TJ sotto canestro, perché lo raddoppiavano, lo triplicavano, e lui è stato veramente, veramente bravo a riaprire per i nostri tiratori, e che gli devono molto dei canestri fatti questa sera. Antimo, one, so who do you have in the target? Look, same as last year, you cannot have any influence on what happens in the other games. We cannot even think about what's going to happen in other games. Right now, as I understand, we're still in charge of our destiny.
all we can, you know, think about is our next opponent rather than who our rivals are playing and what happened in the games. In questo momento è impossibile rispondere perché sappiamo solo che siamo ancora titolari del nostro destino e quindi dobbiamo dare il massimo partita dopo partita. L'avversario su cui fare la corsa è il prossimo che affronteremo domenica. Non possiamo fare calcoli su nessuno, non siamo in condizioni di pianificare nessuna rincorsa su nessuno. All the three teams that are close to us, Bologna and Sant'Antimo and Imola, are very good teams. Strong teams that can beat any teams, but we believe that we are good as well, and you know, we believe that this will be a fight right till the end. And we don't celebrate this win. We're happy. We are relieved, if anything. But Tuesday is back to work and try to prepare for a tough game. Sono rimaste in corsa oltre noi squadre come Bologna, come Sant'Antimo, come Imola, che sono tre buone squadre, ma anche noi siamo una buona squadra, quindi vogliamo soltanto lottare duro, far valere le nostre ragioni. Non festeggeremo questa vittoria perché c'è tanto da fare, però siamo felici, siamo determinati, martedì si torna al lavoro per fare bene. He's saying that maybe after victory everything looks better, more beautiful and everything, but it really, Enrico's opinion is really that our game was really much more fluid tonight. We were passing the ball better, we were finding better shots, we had more fun. Well, we've been together longer. That's my only answer. We got new guys and it takes time to build chemistry and you have to practice together, and I think, you know, sometimes, you know, it takes time to get, which we see in practice every day, to transfer it to the game. It just takes practice and time. Alla fine si vede un po' il fatto che stiamo assieme, che inizia a venire fuori quella chimica figlia del lavoro che genera questi automatismi, il fatto che i ragazzi si trovino meglio e che il gioco, appunto, la manovra pare più fluida. Purtroppo non c'è stato tempo di stare assieme e ne abbiamo risentito. Are you really that good in shooting threes, or maybe it's just? Well, as I see it, I missed 6 threes, so I mean, I can afford to do better. So. No, da quel che vedo, guardo che ne ho sbagliati 6 e dovrei fare meglio. Sean was always a good three-point shooter. Even in college, I think he was one of the top three-point shooters in NCAA. And he's playing with confidence the whole season. And you know, he has been a motor really for us through this difficult time. And I think he deserves the accolades all he gets. Sean è stato in realtà sempre un gran tiratore a tre punti, anche al college erano i migliori tiratori da tre di tutta la nazione. Bisogna dargli credito e merito perché è stato uno dei motori che ha sempre sostenuto questa squadra anche nei momenti più neri, e veramente si merita tutti gli elogi, tutti i complimenti, tutta la stima che adesso gli piove addosso. He will not tell you that, that's why I jumped in to say. But you know, Sean and everybody else knows that we haven't done anything yet. We've got hard work ahead of us. Sean non dirà mai queste parole, quindi per quello che mi sono permesso di interrompere per dire io queste cose. Ciao Patricio. Sean, cosa ci serve adesso? Le vittorie, ma cosa ci serve per arrivare alle vittorie? What's missing now? Win. What's missing now? Win? More wins? Yeah, we go to work just like any other week. We don't, you know, we win one game, we don't stop. It's just
we do, you know, you win or you lose, you go in every week the same. You go in to win the next game. And that's, you know, now we have to prepare for our next game and get ready to win that. You know, nothing changes. Sì, è come tutte le altre settimane, andiamo a lavorare martedì e ci prepariamo al meglio, cerchiamo di fare una buona partita. Non è cambiato niente, abbiamo vinto una partita, però non vuol dire niente. Cambiata la testa, dai. Cambiata la testa. Bene. Dennis. What was the feeling today, up by 15, 3 minutes to the end? Was it still fear to lose, or maybe? I just, you know, I felt like as long as there was time on the clock, no lead was big enough. When we were up 15, I wanted to be up by 20, 25. I wanted to be up by more. Ho visto che finché c'erano dei secondi nel cronometro non bastava mai il vantaggio accumulato e 15 non bastavano, bisognava essere sopra di 20 in quel momento. Va bene.